Ma buongiorno, come la va? Come la va? Come la va? Ciao Salvo, ciao Carlo, ciao Vince. Lo capisco, Salvo, lo capisco, lo capisco. Comunque, signori, io direi di far partire subito il gioco, perché oggi vediamo di fare più cosine, visto che anche The Tape ho capito che dura poco. E questo è un gioco che mi ha regalato Fozzi, Fozzi Strizzi. Me l'ha regalato qualche giorno fa e mi pare giusto portarlo. Ed è molto carino, è un platform che mi dice che è horror. La tipa, le tapas. Perché ti droghi? Va bene. Comunque, io avevo già fatto un livello ieri sera. Ci sono tutti! Infatti qua c'è scritto completato, ma lo rifacciamo. Eccolo, Fozzi! Lo rifacciamo. È molto carino come platform. Però mi dice che la componente horror arriverà a breve. Possiamo fare il doppio salto. Sono curiosa perché un gioco così puccioso non sembra horror. Ciao Nagame! Ciao Nagame, come stai? Mamma mia, io dei salti così lunghi c'ho sempre un po' paura. Ok, ci siamo. Ho aumentato un po', la sensibilità della telecamera, che era veramente lenta ieri. Comunque, sono curiosa di vedere questa componente horror. Intanto io sono una cazzo di completista, mi prendo tutte le stelline. Babba via, come mi sono vista per terra. È puccioso! Comunque, come state, ragazzi? Come va la giornata? Uè, un cadere, tutto bene, Fozzi, e tu come stai? Io ieri mi sono presa la giornatina di pausa, come vi avevo detto, ho giocato a DBD. Ma è alto il volume o sbaglio? Allora, vediamo un po'. Il nostro compito per ora è quello di prendere tutte le stelline. Giornata fosa, ma va bene. Oggi sì, ragazzi, si muore davvero. Un secondo che ti leggo, Cala. La gattina non ha nulla eccetto gli acari delle orecchie, per il resto tutto regolare, ho montato il tiragrafio. Oh! Dai, che mo' arriverà anche il fratellino! Il piccolo Vivi! Sono curiosa di vederlo, Vivi! Madonna, quanto è alto sto volume. Io non so se voi lo sentite alto, ma io sì. Molto carino però, eh. Molto carina la canzone, dico. Ok, mancano solo le ultime stelline e poi abbiamo fatto, davvero? Sì, 95 su 95, GG a noi. Però mi sa che abbasserò un po' la canzoncina. Secondo una... Ehi. Ok, direi così va bene. Ok, troviamo questa componente oro. Mi si è rotto il condizionale. Mamma mia, quella è una condizione horror. In questo momento sono più liquido che solido, al limite del gassoso. Ci credo. No, io ragazzi, per il momento non accendo il ventilatore, per il momento, ma più tardi sicuramente lo accenderò. Vediamo un po'. Ok, prendiamo tutte queste stelline. No, devo rifare così. Ok. Vorrei capire come andare più veloce, perché qua mi dice che ci metto poco. Chi è? Ciao Mauri! Checkpoint.
Oddio ragazzi, ma è horror perché platform? No, perché se non è un problema. No, mi ha preso. Cioè, ciao Ventus, come stai? Mi ha preso la petta. Quindi non ci posso manco saltare sopra. Ok. Mamma mia i pezzacci. Ehi, non ti incastrare. Scusate ragazzi. Mamma mia. Non vi leggo, eh. Secondo, ma quando è così con sti giochi. Abbiamo preso 50 su 50. Non vediamo che gioca. Che gioca ci stava dell'oro. Non so ora se il gioco è completo quando appare. Ok. Abbiamo fatto quindi Sima Marbor, il Glamour City. Faremo lo Slidey Ice. E già questo non mi piace. Questo non mi piace, lo Slidey Ice, perché già so che scivola. No, non si scivola. È tranquillo come gioco. Non capisco. Sono andata a vedere anche nel negozio se era effettivamente horror, però. Ciao Lorid! Ho trovato il clown. Ah, auguri. Ti ha rallentato, ti ha picchiato male, Mauri? Come stai, Lorid? Vero, è una musichetta carina. Però effettivamente sono andata a vedere sul negozio e diceva che c'era una componente horror, che era un horror psicologico. Ma non lo vedo questo horror psicologico, è così pucciosino. Allora, premetto che io ci sono cresciuta con i platform, eh. Soprattutto i platform 3D. Quindi mi trovo più che bene a giocare ai platform, però voi vedete che hanno detto una cosa strana, cioè che hanno levato poi le questioni. Chi è che è arrivato? Ciao Attila! Dipende dai punti di vista. Ciao Narci, come stai? Io comunque gioco più che volentieri, molto carino. Molto molto grazioso. Mi piace, è puccio. Però non è che scivola più di tanto su sto pulciotto. È horror nella sua pucciosità, sì. Però manco il pupazzetto è horror, è un pulciotto con lo zainetto, gli occhiali, le cuffie. È bellino. Ah! Ma col cazzo che lo saltavo quel pezzo. Ok, adesso. Fermo! Che vai a finire di giù. Che carino però quando. Senti! Mia! Mi sto ritestando sul divano dato che fuori ci sono oggi 34 gradi. Da me 32. Però si respira più di ieri, ragazzi. Non so, forse perché ho messo le retine alle finestre. Magari è per quello. Che così almeno Mia non scappa dalla finestra. Ok, ecco la componente horror, ragazzi. Eccola la componente horror. Era un mostro coi dentoni. Ci siamo. Grado C. Ma per fare il rank A che devo fare? Va bene. Comunque davvero fanno 32 gradi, si respira un po' di più. Neo Osaka. Ok, questo è già un titolo un po' più cupo. Ci piace il verde con il viola. È un bel accostamento di colori. A me piace tantissimo. E anche il blu con il verde. Essere più veloce. Ma non posso essere più... Ah, posso essere più veloce. Ragazzi, non lo sapevo.
GG. Aspetta. Ma noi andiamo piani. Piani. Andiamo piani e fondi, sì sì. Andiamo piano. Non ce ne porta niente di correre. Ci godiamo i livelli. Io sono completista, non faccio le speedrun. A parte su Resident Evil Village. Ciao Valenino. No, no, Valenino, qui si sta sempre calmi. Vero? Comunque, come stai Valenino? Fategli lo sciodino, Valenino. Oh, scendi. Mamma mia, come l'ho visto per terra. Aspetto che va indietro perché... No, lo sapevo. Lo sapevo. Dai, corriamo. Siamo riusciti. Sì, qua come faccio, scusa? Ah, ok. Fozzi. Fozzi, ma mi sa che ti hanno spoilerato l'ultimo livello con la demo a sto punto. No, no, torni indietro perché noi vogliamo la stellina. Niente, non ce l'ho fatta. Ah, ma va indietro? Allora. Ah, ecco perché non ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Secondo me non stai giocando in ordine, credo. Ma come no? Oh, beh, ce l'ho fatta. Scusate, io accendo il ventilatore perché non ce la faccio oggi, Devo tenere la porta chiusa, mi vogliono morire. Mi vogliono far morire. Come faccio a non fargli il livello? Cioè, non penso che sia così. Questo è decisamente horror, l'ultimo livello, ma non mi ci fa andare là. Ok. Dai, corri. No. Ok. Ok, mo è horror. Ok. Si è visto qualcosa di strano? Oh, bah! Il checkpoint. Ah. È ancora tranquillo, sì, però si è visto qualcosa di strano. Anche se i mostricini devo dire che sono abbastanza... Ah! Che succede? Lo voglio vedere, lo voglio vedere, lo voglio vedere. Che sarebbe la stella di Super Mario con un sorrisino, un po' freebooting. È un po' freebooting. Quando è cambiato il filtro mi è tornato il ghiaccio e non mi di mia madre con le ciabatte. Ci sta, però, ci sta, è vero. Le mamme che minacciano. Guarda i mostri con i dentini. Tipo delle papere coi denti. A parte che le papere hanno delle sorte di denti che ce l'hanno sulla lingua. Guarda lì. Arriva.
Sì, è inquietante. Devo dire che è un po' inquietante il fatto che le stelle cambiano così. Vai. Scendi. Omba. Sì. No. Fermi. Non posso correre così. Si è fermata la musica, ragazzi. Ragazzi, si era fermata la musica, è strano. Tua madre, gioco, tua madre. È la soundtrack di Sonic, davvero? E io non ci gioco a Sonic, è quello il problema. Windy Ocean. Aspetta, prima qua, poi qui. Allora, vediamo un po', andiamo di sotto. Ecco appunto. Ok. A noi ci importano delle stelline. Non ce ne frega niente di fare il record. Che io lo speedrun, vi ripeto, non le faccio. Mamma mia, pelo pelo. No ragazzi, era solo quella la componente horror. Mi arrabbio però, dai. Era carina, se la stavano a giocare bene. Non ci vedo un cast. Oh. Aspetta, aspetta, aspetta. Ah! Mi viene addosso la petta maledetta. Ah, vabbè, ormai ce le siamo perse, quindi fa niente. Ormai andiamo avanti. Vabbè, l'abbiamo persa, ragazzi, alcune stelline. Questo non era horror. Non credo, sai, Ventus. Però possiamo rifarlo. Rifacciamolo. Ehi. Ardino! Come stai, Artino? Ok, andiamo. Che famotto sto gioco, eh? Ciao, Barry! Ciao, come stai? Oh, oh! Ok, l'abbiamo presa. Ok, siamo a 40 su 64, giusto? Perfetto. Hai avuto una crisi emotiva? Mi dispiace. Ma per gli esami? Cioè, non so se tu vai ancora a scuola, cose così. Ok.
Allora, non era qui. Non può essere qui. Ce ne stanno altre. Ma mancano delle stelle. Ah, le vedo, le vedo. Maledina, Gurumin lo conosci, sarebbe più creepy di questo sicuro. Ce l'ho Gurumin, ma non l'ho mai giocato. Io voglio prendere le stelline. Ah no, le ho prese tutte. Stavo cercando le altre. Ok, ciao Barry. Allora, la montagna affamata Peak. La punta della montagna affamata. Vediamo. Sì, ma era figo quello del pezzo di prima, Vince. Quella è la cosa che mi perplima adesso. Che non vedo più pezzi horror. Ma che sei scemo? È stato carino, dai. Ah, di nuovo? No, non mi picchiare! Ciao Blank, è un gioco psichedelico, sì. Questo è tutto marito di Fozzi. Oh, però mi sta piacendo, dai, è carino. Via! Le Pozze! Le api psichedeliche con le cuffie in testa sono carine. Però ancora. C'ho paura che questo qua che è più grande mi insegue adesso. Ah! No, non mi insegue. Ma ci sono rimaste un po' male per questo. Ah, ok, dicevo, che cazzo devo fare qui? Continuo a non comprendere più di tanto. Forse questo è un gioco per i piccolini, per i primi approcci all'horror, diciamo. Penso che il picchiare sia il minore dei tuoi problemi contro quei cosi. Mamma mia. Mi mangiucchiano. Io... Guarda che roba! Sì! Ma come cazzo faccio? Non posso farla sta cosa! No, di questo io non finisco le stelle però, io volevo. È impossibile. Sì, ma mica sono mandraghe io, eh! Me ne mancano 7. Ci hanno fatto il pacco? Dici? Ma no, l'ultimo livello mi ispira. Guarda che faccetta che c'ha l'ultimo livello. Fatto cagore. Non mi fido che quella è lenta. Ah!
carino. Ah! Stavo cadendo! Mamma mia! Mamma Mau! Lo sapevo. Dai! Ci hanno fatto il pacco, dici Pozzi? Vabbè, l'ho preso ormai. Ne è rimasta una, no, eh? Ciao Ghito! Ciao Ghito, come stai? Oh! Oddio! Mamma mia, ragazzi. Sì, ma che sto a mandrake secondo voi? Ma scusate, come faccio a farlo quel livello? No, non lo posso fa. E che mi invento io là, scusa? A meno che... Aspetta, ma si avvicina quello? Si avvicinava, ok. Sì, va un po' meglio. Va un po' meglio. Anche se sono un po'. Ecco, ho fatto una cazzata come al solito. Allora, sono un po' preoccupata per la mia salute, perché stiamo cercando di capire una questione che appunto non capiamo del mio organismo, del fatto che io non riesco a perdere peso in nessun modo. Allora, ed è una cosa stranissima, perché io, il mio medico non sa cosa potrei avere. Il 28 ci vediamo, ne parliamo un po' insieme. Il fatto è che se con tutti gli, ecco, te prego, con tutti gli sforzi che faccio non si trova una soluzione. Resta sul camion. Mamma mia, ragazzi. Oh, 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 calmi, eh. Calmi. E qui... E va, fancina, si è girata all'ultimo. Che devo fare? Ok, ho capito. Mi fermo qua. Aspetto che torna. Ok. Perché non dico che mi hanno... Non dirlo a me che mi hanno fatto perdere 40 kg negli ultimi 9 mesi. Madonna. Sono tantissimi 40 kg. Mia, ma con questo caldo mi ti metti addosso? Ma sei pazza? Amore, ma tu stai scherzando, vero, mami? C'è il gatto che mi si è messo sulle gambe. Tu sei pazza, sei matta, mamma. È una gattina. Scusate un attimo, perché voglio capire. Si sono incastrati tutti, c'è stato un mega incidente, un mega ingorgo. Non è per niente, eh. Diciamo che vado di qua, vado di qua. Ok.
E anche questa è finita. Tu sei matta davvero, mami, levati. Amo, fanno 40 gradi. Su. Mia zia aveva il medesimo problema, ha fatto delle prove, 8 ore di stesso ferma sul letto, 8 ore di movimento, aveva il medesimo consumo energetico. E come ha risolto? Ok, la canzone mi piace. Carina. È carina la canzone, bellina, mi piace. Pam 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 pam. Ci andrò in fissa, sappiatelo. Grazie, Cala. Sto cercando di capire, scusate. Devo andare di là, devo andare giù. Penso che devo andare giù. No. La musica è carinissima, ragazzi. Dite che c'è un boss alla fine. Pam 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 param param pam 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 param param parapaparam. Nello sciottino, ma magari di cosa però? Io vorrei uno sciottino di Baileys, signor, o di Borghetti, di Borghetti. Ebbene sì, voglio il Borghetti. Dico, come hai risolto tua zia per quel problema poi, Lorid? Per sapere. Vaffancina, vorrei. Ci sei troppo lenta, Twitchua. Ok, ciao Attila. Woo! Ciao Ali. Ciao Ali, come stai? Aspetta. Amore, che c'è? Che c'è, mami? Sì, ma che sa, mandraghe davvero? Come cazzo dovrei fare secondo loro? Aspettate. Facciamolo scendere. Non l'ho risolto perché è un problema. Che io sappia, io non l'ho risolto perché è un problema di metabolismo bloccato. Però più di così non posso aiutarti perché non ho mai indagato. Ok. Quindi lei non è riuscita mai a superarla la questione. Che bello. Come sono allegra. Come sono felice di sentire queste cose. Aiuto. Ok. Oddio, è follia questa. È follia. Tutto qui?
cercavo un super boss. Amore, mettiti sul letto, dai. Ma mi fai caldo. C'è tutto qui! La parte horror era giusto quel livello lì? Mia, no! Fa caldo, mami! Questa pure con 40 gradi mi vuole stare in braccio. Ciao liquidino! Ma Fozzi mi ha preso in giro, quindi! E va bene! Non abbiamo manco sbloccato gli altri personaggi. Questo è chiaramente un coso di rame. Come stai, liquidino, comunque? Questo mi sa che è un gattino con le ali, tipo pipistrello, quei gatti degli anime giapponesi. Vai via. Insomma, questo è andato. Dai, era carino però, era molto carino. The tape. Ci sta. Ci sta. Poi magari sono due cose diverse. Quando ne parlavo ero piccola, ho fatto anche il bendaggio gastrico, ma rispetto alle sue colleghe di distanza d'ospedale non ha avuto risultati. Lorid, guarda, mi stai facendo paura. Fermati qua, ti prego. Per stare meglio devo farmi valenino qui subito. Valenino, concediti. È troppo caldo per ciularti. Adesso vediamo un gioco che si chiama The Tape, che avete scelto voi sul gruppo, che è molto carino. Cioè, molto horror, molto di quelli inquietanti che ci piacciono a noi. Lo vediamo insieme, però mi sa che levo... Ok, ho levato l'effetto della telecamera, dopo vi farò vedere com'è. E a quanto pare abbiamo a che fare con una ragazza scomparsa, dovremo rintracciarla. Vediamo un po'. Ecco, puoi cambiare la tua, l'effetto della telecamera, della camera, nelle opzioni. Yes. Scusate. Yes, alzo il volume. No, it's quite far from the town. And the road here in the forest isn't great, but I hope I'll be there soon. L'ho cambiato, Gala, l'ho cambiato, tranquillo. No, police searches all locations near. And I've got a few clues leading there. Bye. Ah, questo l'avete scelto voi sul gruppo. Vi avevo fatto scegliere The Stories Untold, che l'aveva giocato Liquidino. Io l'ho visto un sacco di tempo fa nel canale di Liquidino. Poi c'era Bulb Boy. Ciao Jordi! Ciao Jordi, come stai? Lo facciamo lo shortino, per favore. E c'era c'era appunto The Tape. Va bene, amo, stiamo un braccio, tranquilla, non te muove però, eh. Vi faccio vedere l'effetto della telecamera prima com'era. Ovviamente l'ho tolto, mi dà fastidio, quindi ce lo giochiamo così. Tutto bene, non si può correre. Ciao mami. Ma com'è che con sto caldo vuoi stare in braccio, mami? Ultimamente è diventata super coccolona. Ciao Ventus, un bacione. Grazie, grazie per l'host, Jordi. Dai. Mammi, però no con la testa rivolta verso il ventilatore, eh. Ricorda molto quello che hai giocato prima, vero Fozzi? Comunque c'è una casetta. Una casetta. Dove farti venire un attacco epilettico con quell'effetto, mamma mia. Bene, ha fatto tutto lui. Che è una casa grande. Vuoi vedere che ho alzato troppo il volume e mi partiranno i timpani? Bella la nonna. Ma almeno funziona l'orologio. Porta chiusa.
Però mi sa che è un po' troppo alto, eh. Qualcuno ha chiuso la porta. Però io nel dubbio voglio controllare un attimo qui. Mi pare che ci si possano prendere degli oggetti o cose del genere. Oh, Madonna, che colpo. Camere abbandonate. C'è scritto Corriere giornaliero. Ok. Però non è brutta come casa. Ragazzi, aspettate un attimo, io abbasso un po' il volume perché ho paura che mo parte un suono. Ci uccide. Ok, là abbiamo trovato una chiave più grossa del personaggio, che aprirà sicuramente la porta nel salone. Lo conosco, Fozzi, lo conosco. Lo voglio comprare prima o poi. La chiavana. Comunque, ragazzi, penso che a breve cambieranno i costi degli abbonamenti. E potrebbero costare adesso 2,50 euro gli abbonamenti per i canali. Con il problema che ovviamente costa di meno, ma noi riceviamo di meno. Però è già qualcosa, perché un po' tutti potremmo supportare i nostri canali preferiti. Anche io so per questo. Dio, pensavo che stava a cadere sotto. Più bassi, più bassi. Si dice un 50%, eh? Nel senso, lo dimezzeranno. Però non è detto. Vedremo nei prossimi giorni. Al massimo lo farò a livello 3. Ah, ok, ce l'ha la vestaglia. Pensavo che era nuda. Noi abbiamo già la mascherina. Siamo attrezzati. Quindi è il periodo COVID. Perché mi si vede il mouse? Quindi la ragazza scomparsa adesso muore. Non la uccidete, ti prego. L'ho uccisa. Un po' tenso quel sangue. Certo, mascherina per il COVID, ma per le altre mille malattie chi se ne frega, mamma mia. Ah, e comunque io vi voglio dare un suggerimento. Visto che dicono che dal 28 non si mette più la mascherina all'aperto, non lo fate. Non fidatevi. Questi stanno a correre. Stanno a correre un po' troppo per i gusti miei. C'è qualcuno che urla. No, seriamente, secondo me stanno correndo un attimo troppo. Sì, ma fai bene. Siccome io il 28 mi vaccinerò per la prima volta, quindi sarà la prima dose, e tanti come me, oppure che lo faranno dopo, saranno ancora poco protetti. Io la porterò fino a che davvero non sarò sicura. Sì, esatto, Lorid. Esatto, sono pienamente d'accordo. Però poi, prima di andare giù di sotto, voglio andare a vedere che c'è laggiù. Che comunque vaccinata ha preso diverse varianti del COVID, hai capito? Perché mica ci abbiamo a che fa con virus solo, ci abbiamo a che fa pure con le varianti.
fino alla fine dell'anno, ma pure fino al prossimo. Finché morte non ci separi, mamma mia. Mammi, stai comoda sulle mie gambe? Ti rendi conto che io sono tutta storta? Ok, qua era dove hanno ammazzato la ragazza. Qua troviamo il sangue. Ciao Seravol! Per carità ragazzi, piacerebbe anche a me tornare alla, tra virgolette, normalità. Però non mi fido, stanno correndo veramente tanto. No, sono due folli, Cala. Io sto morendo di caldo. C'è anche il ventilatore acceso. Grazie Ghita. Allora vediamo un po' qui di sotto. Chi troviamo? Che sono dei cultisti? Ah, posso saltare, aspetta. Posso saltare di qui? Salde 9? Comunque ci sono dei cultisti. Ma lo so, Fozzi. Quanto ti invidio, la mia gatta non vuole stare sulle gambe, vuole solo il cuscino. Lei è molto coccolora, ma io ho l'altra gatta che non mi si avvicina per niente. Non mi posso abbassare? No. Ma se ne va? Ma io non posso correre, non posso fare niente. Se uno di questi mi vede, che succede? Oh! Sento la gente che mormora. Ok, mi posso nascondere qui però. Ci ho pensato ad andargli dietro, però ho detto, metti caso che poi torna indietro, che si gira su se stesso. Ok, guardalo, eccolo lì. Sì, mi sa che gli andrò dietro, sai. Bon voyage. Bibi, bibi, bibi. Che paura. Ok. Allora, senti, visto che comunque c'è un checkpoint, io pensavo che dovessi ricominciare tutto da capo. Ah, no. Aspetta, però. La curiosità è tanta e lo farò. Lo farò, signori, per la scienza. Non posso. Passo attraverso le cose comunque. Guarda, volo. Non mi fa andare. Mi tagliano le gambe. Allora, dov'è? Sta lì. Sta arrivando. Io mi nascondo qua dietro. Aspetto che il tizio gira l'angolo e gli va dietro. No, Vince, no, niente puff. Hai capito, Fozzi? Mami, che c'è? Ma sono due. Ok, sono i due di prima. Io pensavo che era quell'altro, però si è girato su se stesso. Non gli devo stare troppo vicino. Sono troppi, raga. Sono troppi. No, c'è quello che sta tornando indietro. Io mi vado a nascondere qua dietro. Aspetto che il tizio passa. Non mi muovo. Ah.
Aiaiaia. Come fanno loro? Aiaiaia. C'hanno i reumatismi. Aiaiaia. Ma va, mori ammazzato, che paura. Non me l'aspetta. Io non mi devo muovere, ho capito. Intanto sto rumore mi fa infartà. Ok. Da qui noi non ci muoviamo. Ah, ma ho capito perché tu vuoi stare in braccio. Perché ti arriva meglio l'aria del del ventilatore. Brava, brava. No, perché voglio stare con mamma. Disgraziata. Non mi devo muovere. Allora, grazie che mi dai baci, mami. Brla. Brla. Baciaman. Alla Loris Batacchi. E vaffanculo, quanti siete? Le mie gatte d'estate si distende sopra la terra dei vasi di fiori sotto i limoni. Lo fanno anche i miei. Le abbiamo... A entrambe abbiamo dato un vasetto per uno. Così almeno non litigano. Perché non te la prendi una game? O una game? Una game, non so... Ancora devo capire. Ma senti come sospirano quelli, fanno gna gna gna. E sono gli antipodi. Portala a casa. Io ho 3 cani, un gatto, 2 tartarughe e una moglie. Ma no, dai! Che bestia! Dai che sta a passare il secondo. Akasha, sha, sha, sha. Torna indietro. Ma vaffa a morte. Oh, io mi sono tutte le scatole. Non è che posso aspettare loro, eh. A bruscolino, vai. Io ti seguo, figa mica niente, sai. Amo bon voyage. Credo che mi vedano. Ok. Ah, quello gira. Ok. No, più che altro non hanno bisogno di molte cure e tempo da dedicarci. 2 galline? Almeno ti fanno anche le ovette. Io ad esempio ho un cane e poi lasciarlo tutto il giorno chiuso in un garage è una cosa inutile secondo me. Perché lo devi chiudere in un garage? Ragazzi, i cani si devono tenere bene, se no non li prendi. Sotomayor. Io ci vado. Mamma mia!
Sì, però è tremenda sta parte. Non posso manco quella. Ma li mortacci di te. No, dai, non ce la faccio. Io vado. Non mi frega niente. Addio. Mi vado. Strunz. Ma va a morire ammazzato, che paura! Ah. Yeah! Sentilo come fanno i versi, yeah! Allora... Ah no, comunque quella era un'altra donna, quella sacrificata, mi sa. Ok, almeno abbiamo... Noi ci allontaniamo. Brains! Not people! Brains, yeah. Why do you eat peoples? The pain of be dead. Per chi se lo stesse chiedendo, sto citando Il ritorno dei morti viventi, parte 3. No, quella è chiusa. Vaffanculo. Cioè, quindi? Finisce così, mi incazzo. Mi fanno bere il sangue della ragazza? Come loading? Che stai dicendo? Oh, Bunny che sta correndo un po' di più. Non lo so. Una camera da letto? Non ho capito, scusa. No. Ma che sei scema? Secondo me non deve prendere un cane per poi lasciarlo come fanno alcune persone. Cioè non ho tempo di... Cioè, giusto. Mica sono soprammobili, eh. Che gioco strano, raga. Pesante. Che figo. Perché ci sono dei quadratini in alto? Non ho capito. Ok. Ok. Cazzo, sei disturbante.
Mia. Perché mi mordi le mani? Ma mi ammazzano se mi colpiscono. Ah! So perché, ma mi sta inquietà. Che qua non c'è una porta. Vuoi vedere che siamo tornati indietro? Sì. Il fatto è che ci stanno questi qui. Beh, giustamente, Guido, anche tu hai ragione. Quindi non mi deve... non mi deve prendere... no, aspetta, aspetta. No. Vedete che ho rotto il gioco? Ho rotto il gioco. Ho rotto il gioco, raga. Sì, sì, ma l'ho capito anch'io quello. Ho rotto il gioco, raga. E mo? Va bene. Vediamo se mi fa... se mi fa continuare dal menu. Continua. Ok. Aspetta. Mo comincerà a uscire dal letto. Ferma. Scusate un attimo, la porto fuori, eh. Comunque strano come gioco. Ah! Esci dalla... Ok, qua era chiusa. Di qua c'era lo specchio, mi pare. Di qua. Poi c'è sto tizio che fa così. Ma non ho ben capito se devo fare qualcosa. Vince, non mi fai paura col puff.
Oh, tizio, levale un po'. Io che devo fa? Non posso prendere niente. Aspettate un po'. No, non posso vedere. Ah, ok, ho preso qualcosa. Non più tante comunque sta roba. Posso? Io penso che devo prendere anche la foto, il crocifisso, le robe sue. No, del 4. Ah, ok, si sono aperte tutte le porte. Ah no, ho fatto il giro. Penso di aver fatto il giro a sto punto. Ok, è chiusa. Là dentro ci sono già stata. Non ci posso andare di qui. Che bello. Che allegria. Disturbante davvero sto gioco. Ciao Dart! Ciao Dart, come stai? Che devo fare, scusa? Ma l'ho preso? Ma che davvero so le candele che devo fare? Tutto bene Dart, e tu? Vaffanculo. Confortato. Levati. Niente. Cioè io non so voi, ma non c'è sta cabina sega. Dov'era il libro? Non me lo ricordo più. Tutto, no? Cos'è quella roba che si illumina laggiù? No, no, non ti guardo. Oggi non tanto bene, sarà un pochettino. Poi mi butto a letto. Ok, Dart, l'importante è che ti senta meglio poi. No, no, no. L'animaccio di tua sorella. No. Non ti guardo io. Mamma, t'ho detto che io non ti ci voglio qui a te. Guarda che cazzo di
di roba che sei. Corri, scappa, c'è la signorina, mamma mia. Ci posso fare il giro, eh? No, eh? Che non ci voglio stando dove sta lei. Quello vola. Però abbiamo capito quello che dovevo fare, almeno. Le candele. Sto leggendo mentre modero una candela. Mentre modero e la gattina dorme, ok. No. C'ho l'ansia, non so perché. Mi prendi in giro. Ciao Matteo. È un horror. Un horror chiamato The Tape. Ok, la porta è aperta, quindi. Tu guarda che mome si presenta davanti. Che ho acceso le candele, Lorid. Gli occhi però sono i miei. Ok, un altro caricamento. Cos'è sta roba? Dai, dai, andrà meglio. Dai, Dart. Che? Perché c'è un timer là? Ciao, ciccia. Capito. Le orecchie, signorina! Le orecchie! La devo ammazzare così, ma seriamente? Con le palline di luce la devo ammazzare? Dove cazzo sta questa, mo? Guardala! La Balurdis! Vero? Sta dietro, eh? No. Strano. Eccola. Io mi metto qui. Non so che devo fare, c'è un timer. Viecce. Dio però. Schiattate. Scusate un attimo, abbasso un po' il volume dei suoni. Ok, quello che ho capito è che le faccio male con queste stelline qui.
Guardala, guardala, guardala! C'è un problema però. Quanto posso durare con questa fatta così? No, dove cazzo vai tu? Chi è? Ciao Luigi! Ciao Luigi! Ma che mi ha preso? Mi ha preso. Finito il timer, però c'è un problema qui. Perché sta ancora qui dentro? Ah, ok, è ricominciato il timer, dai. Dai, vieni qui tu. Hello, my name is Susie. Lo teniamo troppo in alto. No, non mi dire. Mamma. L'ho visto, stavo lì, non posso correre, non posso fare niente. Mamma! Fa paura sta storia, aiuto, 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 aiuto. Ma fa culo. Vieni, c'è stronza! Ah! Non so dove. Eccola. Non te ne andare. Dove cazzo vai? Brava, brava, brava. Pigliatela in faccia. Brava, così. C'ho l'ansia. No, bastarda! Non te ne andare! Mi servi! Eccola! Rimani con me, lucetta! Luce, non te ne andare! Aiuto, 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 aiuto. Addio! Ok. È strano sto gioco comunque, mi piace, assurdo per quanto è strano. Tu non te ne vai, vero? Guarda che cosa sale in cielo sta stronza, eh? Guardala. No, non te ne andare. Dove cazzo vai? Aspetta, aspetta, lucetta, aspetta, non te ne andare. Fatti pigliare. È morto. Niente. Ok. Ma che te ridi? Ma che te ridi? Non ce la faccio in questi giochi. Ok, qua c'è un timer. Già così spunti. La balorda. Mi pare una bambola gonfiabile. Mi frega mica niente, eh. Via. Andiamo laggiù. Ma sta balorda di merda. Io non vedo niente, quello è il problema. Ecco, qua ci stanno due luci. No, famo scherzi.
No, è una che è stata tipo sacrificata per un rito satanico. E sei stronza. Me l'ha fregata da sotto al naso. Madonna mia, che ansia terribile. Mamma mia. Questa Mason è pure la notte. Guardala, guardala, sta laggiù. Guardala, guardala, guardala. Balurdis. Ehi, Bordis! È una burda! Gigi! Ciccia pasticcia! Mi accendo un attimo il ventilatore perché davvero non ce la faccio più. Hello, my name is Susie. Dove sei? Dove sei? Eccola. Vieni. C'è zombie! Ah! E sei stronza balorda però, Come stai, zombie? Glielo facciamo uno sciodino, per favore? Oh, dove cazzo vai? Oh! Guarda che questo mi fa morire, sta lucetta di merda! No! Ah, meno male. Ma io devo rimanere viva per tutti i secondi, praticamente. Ti prego, fa che non mi frega questa. Ti prego, questa no. Tutto tranne questa. Eccola, eccola, eccola. Però mi sa che è un po' troppo alta. Che gli ho preso? Queste sono alte. Ah, è finito il timer, raga. Sei affiliata! Oh, finalmente, zombie! Sono contenta! Comunque, non ringraziare. L'ho fatto con piacere. Ma io sono in una tomba. Ma pure io pensavo, Paolino, il problema è che... Prima quando me l'aveva preso non era... Non si era mica dimezzato. Voglio risposte. Ma corre. Ma voglio le risposte. Niente. Io voglio delle risposte. Risposte. Guardali, guardali, sti figli della gnotta. Sono dei figli della gnotta. La loro mamma è la regina delle gnotte. No, non mi posso incastrare così però, Dio mio. Voglio le risposte. Oh, ma quanto sono lontane ste risposte? Risposte. Vorrei dire risposte.
Vuoi le risposte? Le avrai. Ma tutto a un prezzo. Non c'è nessuna ragazza, ci siamo solamente noi. Nati dal dolore e dalla sofferenza. Lavati dal sangue, benedetti dal Signore dell'oscurità. Noi prendiamo la tua anima. Mi dai il tempo, va bene? Dai, una bambola gonfiabile comunque con qua la boccuccia. Vabbè, praticamente l'ultima cosa che ha visto del detective, ancora cercano una ragazza ma non trovano niente. Dopo qualche tempo le persone hanno cominciato misteriosamente a scomparire in quest'area. Va bene. Vabbè, però abbiamo finito anche questo, che ne so. È presto. Bonus levels. Dark Water, Dungeons of Terror, Forest. Aspetta, forse ci rifà fare. Ma che è Slenderman? Ma è Slenderman? Sì, sì, figli di Nami. Va bene. Però qua c'è un problema. Come cazzo le trovo le pagine? La bambola gonfiabile per amanti dell'horror e necrofili. Mamma mia. Facciamo così, va. Sinceramente no, il gioco alla Slenderman non mi va. Andiamo a bonus level, Dungeons of Terror. Colleziona 20 pagine. No. Questo Dark Water sarà quello di prima. Ecco, vediamo questo. No, che angoscia così. Ma non la prendo nemmeno. Cioè, quindi? Come ci sta a venire? Vabbè, cambiamo gioco, va. Allora, visto che comunque avevamo scelto anche altri giochi che erano Bulb Boy, direi di metterlo. Tanto ci abbiamo un bel po' di tempo. E sembra carino. Sembra molto carino Bulb Boy. Allora, Bulb Boy. Mi chiamo Bulb Boy. Ok. Che anche quello è horror, però molto carino. Bulbware. E questo bimbo qui. Molto bello, fatto sul cellulare.
Dura tanto, zombie? Con la casa fatta a lampadina, che carino! C'è la fontanella, c'è una serra, immagino, la cuccia del cane. Ok, nonno lampadina. C'è un drago? Gli hanno tagliato la coda? E se la sono mangiata? Che bello. Comunque il cane è strano, eh. Forse 1 o 2 ore. Ah, ok. Andiamo a letto. Ok. Che ecco, Wesley non si fa. Cos'è sta roba? Ma una testa! Oh, che carino! Aspettate che alzo il volume, però. Andiamo, svegliamo il nonno. Ma no! Ma che schifo! Ah, pesciolino, no? Te, senti che rumori il nonno? Cos'è? Ma cos'è il guanto di Nintendo? Ma che figo! Carino! No! No, si è rotto! Ok, un'astronave a lampadina. Cos'è? È Alien? Ma che è Alien? È Alien! C'è una citazione ad Alien! Questa è The Ring. Guarda che c'è una sorta di ombra qui. Ma dai! Che carino! Che angoscia! Ah no, questo è quello di prima. Però questo ancora devo capire chi è. Hey Man! Sentite la canzoncina Hey Man! I men e dominatori dell'universo. Ok, abbiamo spento la TV. Guarda la finestra a forma di lampadina. Qua c'è la Torre Eiffel. C'è la maschera da geisha. Oh, questi dettagli a me mi fanno impazzire. Andiamo qui. Non è di qua. Ah, devo mettere nel... Non mi dire, ti prego, non mi dire che la devo mettere qua dentro, la dentiera. La devo mettere qua dentro? Ma ti prego! Ma ti prego, cos'è? Sapevo avessero fatto la nuova serie, ma non pensavo iniziasse così, hai visto? Sì. Netflix fa uscire una nuova serie animata di Man. Comunque sì, c'è Norisawa, c'è Nori che si è visto tipo 30.000 volte, mi ha detto. Il trailer, dico. Allora, vediamo un po'. Adesso possiamo andare? Pa. Andiamo, cane! Ma è una moschina! C'ha le alette! Cos'è sta bestiola carina? Una moschina volante! Ma è uscita ieri, se non erro. Sì, sì, si è visto il trailer per un'ora. Se l'è studiato tutto. Ah, pure la luna a forma di lampadina. Un meteorite? Cos'è? Ok, quello non è decisamente un meteorite. È un coso con i peli. Col dentino storto. Mm.
Cos'è? Che ha fatto sto ragazzino? Ma no, una moschina. Nonno? Ma, oh, questo è un orologio che vedevo spesso negli anni 90. Vediamo un po', cos'è sta roba? Una scopa? Portiamoci la scopa. Portiamoci il cunidiu. Il cane non c'è. È da pizzicare con le guanciotte, vero? Queste guanciottine così. Qua c'è Kennino. C'è Kennino nell'armadio. Vediamo un po' se c'è Kennino. Ma ah, dice c'è... Non c'è Kennino. Non c'è Kennino. Ok, abbiamo un torso di mela, dei fiammiferi che ormai non ci sono più, una graffetta, un temperino, dei pastelli, una caramella ciucciata, che schifo. Ah, ok. Ah, vabbè, un metro, un braccio di una qualche... C'è una bestiola che vuole la caramella. Vieni qui. Ah, io... Ah, ok, io devo fare il percorso. Che carino. Allora, vediamo un po'. Ok. Ok, vai. Che mi servirà quell'insettino? Non lo so, ma mi è piaciuto. Ci abbiamo la scopa. No? Ok. Qua ci sono due pupazzetti. Ok. Ok, io direi che ci mettiamo l'insettina a sto punto. Vai. No, non ci... Scusa, non ce lo metto l'insettino. Un pupazzetto. Dovrei prendere questo. Aspetta, però magari faccio così. No. Vediamo un po' se riusciamo a uscire. Ciao Ed! Ciao Ed! Bella animaccia tua. Quelli degli insetti. Allora, uno ce l'abbiamo. Ok, uno gliel'abbiamo dato. Ammazza che ragnetto. No, non vuole che ci metto queste cose. Che mi invento? Allora, quando si avvicina giù, lo piglio. Lidia, mi sa che vado, lascio per... Ok, ciao Dart, un bacione. Allora, vediamo un po'. Ok, magari quando è stata più giù. Vediamo un po'. Non è così. Aspetto che torna giù, eh. Ma non gli piace proprio questa soluzione. Ok, no, i fili no. Vediamo un po' se torna a letto. Ah, ok, eccolo. No. Guarda che c'è il Game Boy. Comunque una cassetta che sicuramente è Tetris. Ok, la scopa non ce l'ho più. Immagino che devo aspettare che si abbassa, perché non c'ho nient'altro. Ok, adesso si dovrebbe abbassare. No, non si abbassa più di tanto. Vediamo un po'.
Ah, ok, aspetta però. Ok, 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 ho capito come ammazzarla, dai. GG! L'abbiamo bruciata. Che carino comunque. Molto carino come gioco. Scusi ragnetto, le volevo dare il suo pasto. Ok. Ma è splatter! Come folgorare una mosca, fosse così semplice. Si chiamerà Bulbo. Bibo. Oh, oh, il coniglio. Oh, oh. Il coniglio è cattivo. Il coniglio si gonfia. No, no, no. Che roba, raga. Che roba inquietante. Coniglio sembrava la cosa più carina. Cos'è quel braccio? Nonno! Pesante. Ok, noi non ce l'abbiamo però la chiave. Eh no. Ora si sentiva. Oddio, non so, ma... No, non mi fido di andare lì. Guarda che c'ha tre dita. No, sono le dita di Ethan che hanno deciso di avere vita propria. Guarda che ce l'ha fatto col nonnino. Bene. Che gli do? Non posso tornare indietro. Devo affidarmi alla bestia. Porello. Aspettate però. Che la musica. Basta un po' perché mi dava fastidio. E l'unica cosa è qui. Cosa con quella dentro? Non posso fare niente, quello è il problema. Però c'è una sorta di quadrato qui, lo vedo. Vediamo un pupazzetto, un qualcosa, niente, non posso fare niente. Io che mi invento? Aspetta un po'. Non posso fare niente. Sì, l'hai visto, che carino. Vediamo un po'. Ok, anche col tasto destro funziona così. Ok, niente. Non posso tornare indietro. Non posso né scendere né salire. Rimango qua. Ma io non posso spegnere la mia lampadina. Ah, aspetta. Però lui mi prende. Non so come fa. Se io passo di qui. Devo passare per forza da là. Però aspetta, forse posso fare una cosa. Non posso cliccare qui, eh? Ok, l'unica interazione è quella. L'unica interazione è questa qui. Non posso fare così. E se insisto per un po' di volte? No, eh.
Ah no, lampadario. Ma dai. Ma che cosa sto guardando? Ok, ok, dai, dai. Abbiamo capito qualcosa però. Carino. Allora, questa non la possiamo prendere. Andiamo di qua. Carino. No, un altro. Sbaglio. Sì, quello che volo. Quindi mi fa ritornare tutto indietro. Ok, 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 capito. Però è carino, sapete? Ok. Poi ta, ta, ta. Non so. Vado avanti così. Ecco. Che bestiaccia. Però non mi può prendere così, no? E quindi? Che figo! Ok, la... Ah! GG! Ghost Trick su DS. Non lo conosco, sai? Qual è? Madonna. Un po' mi dà fastidio il rumore. Ciao, Salvo! Ciao, Salvo, come stai? Abbiamo la chiave. E adesso possiamo aprire l'armadietto. Ok, abbiamo una testolina e un pomodoro, cos'è? Una fetta di pomodoro. Abbiamo le scarpine e l'olietto. L'olietto ci serve. Delle scarpine e un'ascia per i giocattoli. Una cosa simile, era un fantasma e poteva possedere gli oggetti e dovevi risolvere puzzle. Carina come cosa. Allora me lo vado a rimediare. Come stai, Salvo? Come va la giornata? Ok. Però pure questo c'è di statua, ma non mi fa fare nulla. Che carino. Ok. Non ti far prendere, cucciolino. Tutto bene. Hai preso il 5G? Io il 28. Il 28 andrò a prendere il 5G. Ragazzi, sul gruppo ho messo la maglietta. Sul gruppo Telegram ho messo la maglietta che mi metterò il 28 giugno. C'è scritto, sono completamente vaccinata, stronzi. E adesso? Corri, mettiti lì dentro e picchialo. Mi manca un'arma però. Mi manca un qualcosa. È bellissima. Anch'io ho ricevuto oggi la mia prima dose. Ah, ragazzi. Io spero di non avere troppi effetti collaterali. C'è una paura per questa storia. Che mi invento? Madonna che caldo. Fa solo questo?
Ah, la devo picchiare più volte forse. No. Ci ho provato. Ci ripicchio un'altra volta, niente. Devo trovare una lama. No, che fai? Voglio smontare. Ok. No, guarda che ho sbagliato. Appunto. Purello. Ok, però io non vedo niente. Ah, aspetta. C'è il vetro. C'è un vetro che possiamo prendere. Cos'è quella roba lì? Che roba brutto è? Allora, torniamo di qua. Che mi fa scendere. Che carino. Ah, una falce. Io ho paura però che siano le braccia del nonno, che è stato tipo trasformato in qualche modo. Ok, abbiamo preso la manina. Mi sento come dire malvagio. Cos'è sta manina? Mi viene da vomità. Guarda il nonnino con il pesce. Ok, eccolo il nonno. Ma non... Ok, sì, c'è là il corpo. No, purello. Nonnino. Purello. Ah, gli mettiamo la dentiera, giustamente. Abbiamo lasciato la dentiera nella... Maschetta per pesciuetti. Ma pure il pescetto si sono acchiappati. Si sa mangiare il pescetto. Dai. Oddio purello. Oh! Purello! Chiappa la dentiera di nonno, va. Tutto qui? Purello, regà! Ma il pescetto, che schifo! Ma da quant'è che stavamo a dormire, scusate? Non credo che devo fare qualcosa. Almeno immagino. Però pescetto. Ok, non devo fare niente lì. Sento un rumore, ma non lo vedo. Cioè, dovrebbe esserci il cane da qualche parte. Al lampadario, giustamente. Ma no! Sento questo rumore ma non lo capisco. Ah, la retina è la mia. Ah, sono dei ricordi. Ok, partono dei ricordi. È cattivo sto ragazzino.
quel cagnetto, il nonnino, un arrosto più grande di loro. Ah, anche i sogni sono interattivi. Ok, abbiamo preso. Prendiamo un ovetto. Una passeggiata per il sentiero, non ho capito. Io gli do l'ovetta a questo bello uccellino qui. Ok, devo fare qualcosa però. Ah, ok, c'era pure questo. Ah, eccola la pallina. C'era la pallina. Aspetta. Mi serve la pallina. Ma sta balorda. Poi qua ci devo mettere per forza il cestino. Ok. No. Sì. Non l'ho capita sta cosa, però vabbè. Ok, io poi gli darei l'ovetto. Oh, un funghi. Ah, ok, c'è il ramo. Posso usare l'hub? Posso fare niente lì. Ciao Maverick! Ciao, come stai? Boh, io ci provo. Perché allora... sicuramente qua ci andrà a finire la pallina. Ok, no. Anche noi Maverick. Fa un caldo oggi. Non lo vuoi. Sì, ho capito, ho rotto le palle con quel coso. No. Aspetta però. Non posso farci niente? Ok, ciao Nagame. Ho capito. Ma l'ho fatto. Oh, GG. Poverino l'uccellino però.
Higgins, dove vai? Ok, ho capito che dobbiamo fare. Mettiamo questo, così quello si allontana. Ciao Polino! Devo ancora capire che devo fare con l'acqua. Ok. Quello è contento, ormai c'è il suo uovo, che sarebbe nuova la Coq. Poverella. E ovviamente va a finire in acqua la pallina. Ok, ci devo andare a tempo pure. Pensate. Vediamo un po'. No. Presa. Se non ridiri in acqua però sei stronzo, Che carino. Ma no! Che gioco strano. Perché c'è il pollo dentro una bolla? Vabbè, perché l'uomo lampadina, no? Ok. Ragazzi, un secondo che vado a prendere lo yogurt. Che è arrivato il momento dello yogurt. Un secondo. Ok, rieccomi. Ma cos'è, un'avventura grafica? A quanto pare sì. Horror, però. E la nostra interpretazione, praticamente abbiamo visto il nostro... Cioè, eravamo sul nostro divano con il nostro nonno, il nostro cane. Andiamo a letto. Arriva una sorta di pallocca strana, gigante, che prende e infetta nostro nonno, a quanto pare, che è diventato quella bestia strana. Fatti fare un jingle per questo momento quotidiano, il momento dello yogurt. Devo fare una pagina a parte. Lo metterò con il timer. Oh, credo che buoni sti yogurt.
Aisid è stato male in sto periodo e non ha potuto continuare l'avatar della piscinetta, però a breve ce l'avremo. Benissimo. Ma là c'è il bagno qui. Vediamo un po'. Che c'è scritto? Avatar cacca, no. Ok, qua c'è un hamburger. Che schifo. Che schifo, amici. Servono due uova, tre salsicce. Questo. Che non so cosa sia. Va bene. Prendiamo il coltello. È inquietante il fatto che lui abbia fatto quella facciuina. Oddio. Quindi mi posso anche nascondere. Pesante. E dai, dammi i soldi. 2 euro. Dovrebbe essere farina, ma tutto è possibile. Non so cosa fosse. Io non ci posso andare su quel lampadario lì, eh. Cos'è questo? Guarda la mo. Ma questo è di Donnie Darko. No. Sì, Donnie Darko. È il coniglio. Ma dai, c'è una lumaca gelato. Che schifo. Cosa tocchi? Cos'era? Ok, le uova ci servono. Cos'è che stai toccando qui? Zozzone. Io non l'ho mai visto, però ho riconosciuto il coniglietto. Coniglio. Ma questo è il pollo che stava nella bolla! Aiuto! No! Pesante, raga. Quindi si muore dentro sto gioco. Aspetta, allora le uova ce le avevo già, ok. Mi hanno detto che è pesantuccio. No, 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 no. Me ne vado in bagno. Ragazzi, che schifo. Film leggero. Non è leggero. Ok. Ma dire che torna indietro? Qualcosa mi inquieta comunque. Mi sa che quello non torna indietro comunque. Ah no, torna, torna. Ma cosa ti becchi che non c'è più niente? Madonna, raga. Guarda, guarda che schifo qua. Ma non mi dire che devo tagliare quelle salsicce, perché no, eh. Io mi rifiuto.
fiammiferi. Oh, ho trovato pure un povero cristiano morto. Oh, tutto radioattivo. Ciao, Nori. Cos'è? Allora, io ci metto le uova. Ma con tutti i gusci. Senti, io ce le metto tutte e quattro. No, ok, non servono. Mamma mia, io me nascondo qua dentro. Come stai, Nori? Che ha scritto, Salvo? Sembra talco, ma non essere per darti l'allegria, giustamente. Ma che ci sarà qua dentro? Ah! La farina! Era veramente farina. Ragazzi, mi sa che gli devo tagliare questa roba qui a lui, però, eh? Perché mi dai oggetti doppi? No, ho capito, però. Mi servono le salsicce, dove le piglio? No, le uova. Si è buggato. Lo so, mancano le... Ok. Sì, ok. Sul lavoro sono passato per un saludino. Ok, no, di allora buon lavoro. Senti, ma è possibile che sono qua dentro? Oddio! Ah, magari li devo tagliare. Non so perché, ma me l'aspettavo. Che cazzo? Ma mi ha trinciato le mani. Dai che si è buggato, però. Ciao Patrick. Ciao Patrick, come stai? Nasconditi. Mamma mia, come ce la siamo vista brutta. Ma io non lo posso attaccare. Non gli posso aprire lo stomaco, eh? Senti, io vado a sbloccare sta situazione delle uova, perché è impressionante come si è buggato. Ok. Cos'è quello schifo? Tutto bene, tutto bene. La testa. E mo? Mi nascondo qua, non posso fare altro. Però guarda, è carina, è sorridente. Questa cosa qua sopra così mi inquieta. Ah, giustamente, se non apro il forno. Pesante, raga. No. Ah, ok, pensavo che si infilasse da un altro buco. Ma guarda come mangia. Ma se l'è finito, ma che, cioè, che fame c'avevi? Ma adesso? Sì, ma qua c'era il piatto, no? Ah, devi andare in bagno, giustamente. Sta diventando tipo un Tamagotchi strano sto gioco. Ok. Sì, abbiamo capito. Vai in bagno, vai in bagno. Vai.
Non mi dire che mi fa fare il minigioco della cacca perché mi ha... Ok, ci laviamo le manine. Guarda che c'è la paperella qui. No? Che è la pressione. Non abbiamo un tubo. Ok, apriamo il bagno. Tu guarda che... Ma seriamente? In teoria si lavano sia prima che dopo, Vince. Ciao, Armi. Cioè, scusate, io non ho capito. Posso dirlo che ha fatto una cacca un po' troppo grossa per essere... Che cazzo sto dicendo? Ok, non posso fare nient'altro. Non posso prenderla questa, che ci faccio? Come stai, Armi? È un caccone. C'è un problema però, raga. Il tubo ok, sta lì, no? E non ci posso arrivare, giustamente. Non posso fare nient'altro. Ok, dai, sta per cadere. È caduto. Aspetta, devo far così io. Metti qua il tubo. Ma che cazzo? Ma è fantastico sto gioco. Gli effetti sonori sono fantastici. Ma che sono morta? No. Ma dai. La retina. Ti sei perso un super caccone alieno. Guarda lì c'è il cervo. Un pescetto. Ah, stanno pescando, ok. Guarda lo scheletro lì. Guarda che carina la... tra virgolette ranocchia. Ok. Ho bisogno di un verme. Ah, il cane che lo procura, ok. Se con l'annaffiatoio annaffio sta roba, cresce una lapa, ok. Vabbè, via. Vediamo un po' che c'è qua dentro. Ma ci ho pisciato sopra! Dai! Allora, devo prendere una pala. Oh, devi stare molto calma. Ma che cazzo? Bulb Boy, l'ho scoperto tramite Steam Gift, perché ogni tanto io puntavo appunto questi punticini su Steam Gift, fino a che non mi sono stufata, e c'era sempre sto giochino comunque che veniva gentilmente offerto, però l'avevo sempre visto ma non l'avevo mai giocato.
Quindi l'ho rimediato, ho detto lo porto in live. Sto cercando di capire però. Ok, io dovrei acchiappare la rapa, immagino. Come faccio a acchiapparla? No. Ah, forse le devo mandare. Ah, ok, ho capito. La devo mandare così. Ok, adesso che questa sta messa così. Ancora? Ne vuole un'altra. Quindi devo rifare i pipì qua dentro? Ok. Però è simpatico come gioco, mi sta piacendo. I punti quelli che puoi accumulare vendendo i trofei dei giochi? No. Sono dei punti giornalieri. Per esempio su Steam Gift hai 400 punti giornalieri. E poi appunto puntarli per avere i giochi che ti piacciono. Però è molto raro vincere. E non è detto che i giochi che vuoi li riesci a vincere. È più facile che vinci qualche indie così. Ok, ancora un altro. Andiamo a rifare i pipì là dentro. Comunque Steam Gift ci ha regalato delle perle, tra cui Sex with Stalin. Grazie mille Gino per il follow. Ah no, c'era già questa. Ok, adesso... Oh! No, dai. È felice? Ok, è felice, ma adesso... Ciao Gino, benvenuto! Conosci questo gioco? Ok, adesso con la pala non so che farci. Non ci posso andare di qua. Niente, mi dà ancora la spinta. Allora, aspetta, prima... Non so che fa... Quattro gliene servono, ma me ne manca una. Ah, ok, ecco. Quindi poi esplode la rana, immagino. Comunque, a parte questo, come va la giornata, Gino? Ah, devono essere totalmente quattro? Ok. Niente, dobbiamo rifare tutto Lombardam, quindi, no, eh. Non mi fai avvicinare? No. Ok, deve essere... Devo riempirlo quattro volte, che palle. Però non me ne fa prendere. Tutto bene, tutto bene. C'è qualcosa che non va. Niente. Che si sia bloccato? Non è che si è buggato, no, eh? Come si erano buggate prima le uova e tutto il resto. Lorid, ti ho detto di non farmi da guida, per favore. È una regola del canale. Se continuate io sono capace di bannarvi, eh. Tanto prende e lo fa
e a volte no. Ancora non ho capito questa storia. Ok, ce ne stanno due. Gliene dobbiamo da 4 in totale. Ciao Zero! Ciao Zero, come stai? La prossima volta che mi fate backseating, giuro che vi banno, eh. Niente, devo fare praticamente così ogni volta. Tipo si bugga. Airplane per il follow. No, l'ho finito ieri. L'ho finito ieri il gioco di Kiss. Oh, che è successo? È un po' complicato ogni un po' così però, eh. Ora ne manca uno. Ah, ma qua non è molto intuitivo certe volte. Però è carino, mi piace. Benvenuto comunque. E grazie mille ancora per il follow. Ok, adesso. Addio. E per il cane com'è contento. Ok, adesso. Non mi piace. Allora, una regola del canale è quella di non fare da guida. Ok? Le regole sono state messe per un motivo, ragazzi. Cioè, praticamente lo posso fare solamente pipì adesso. Ma io ci potevo andare lo stesso. Ok. Cioè dai, ogni volta devo fare così. Mi preoccupa il fatto che c'è questa cosa qui. Mi preoccupa tantissimo sta cosa qui. Stiamo giocando a Worm. Ok. Il ragazzino ride in modo malefico. No! La ranocchia ha rotto la barca. Devi trovare da mangiare. Di che tipo? Allora, se abbiamo capito bene il gioco, prima avevamo visto un pollo in una bolla, adesso abbiamo affrontato un boss a forma di pollo. Adesso che dobbiamo fare? Il verme? Però l'abbiamo già affrontato. Non so se era una cacca o un verme quello. Cervelli. Sì, è veramente creepy, però è carino. Ma siamo morti, eh? Ma un coccodrillo col cappellino col fiore, che carino. Prima diventiamo amici, poi vedrò se posso fidarmi. No, mi sa che non è un coccodrillo, mi sa che è un'anguilla. Sono gommosi come gli orsetti anche meglio, allora dovresti andare d'accordo con un Rogerino. A lui piacciono le gommose. Ti fai brain calling. Zombie, non si fa brain calling. Not people, brains. Yeah. Preferivo un coccodrillo anch'io. No, 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 no. Oddio, che ansia, che ansia. Lasciami. Lascia che io sia.
Dove sono finita? Non credo che possa andare di là, però. Ok, io non ho le zampine, no? Non ho le manine. Come faccio qui? Giustamente con la bocca. Giustamente con la lingua. Guarda quel vermetto! Guardalo! Ah, se lo sono mangiato! GG! Scusa. Voglio sapere, voglio sapere. Ah, io pensavo che morivo qui. Cos'è? Oddio, è un pulcino! No, cos'è? Ma c'ha il becco! Ma bambina, quanto è creepy! Sì, mi sta piacendo un botto! Un pesciolino morto! GG! Possiamo usare il pesciolino adesso! Ragazzi, però è stranissimo. Cos'è sta roba? Un pesce pulcino con il becco. No, 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 no. È un pesce uccello. Ma io me li posso mangiare quelli? No, non me li posso mangiare. Va bene. Volevo provare. Ok. Ma è bellissimo comunque. Adesso ci posso andare? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 non mi toccate, mi fate schifo. Cos'è? Che è? Tipo lo scheletro di un mosasauro? Ma guarda i cotton fioc. No, non mi toccare, mi fai schifo. No, 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 i vermi no, i vermi no, i vermi no. Che schifo i vermi. I vermi no. Ah, non mi toccano quelli, ok. Mamma mia. Mi ricorda un po' la scena della spada della roccia. Qua e là, su e giù. Questo è il mondo, fa girare. Ok, raga, io qua c'è moro. Guarda quanti vermetti che ci stanno. Ditemi se non c'è moro. E questa freccia è un po' ambigua. Non so voi, guardatela bene, ma secondo me è ambigua. Perché scappano? Cos'è? Scherziamo. Oddio, il pesce degli abissi, quello schifoso. Quello tipo blob. Oh no, è ritornata l'anguilla. Anguilla. Che devo fare? Ah! Quella freccia è Peggy 18, sì. È molto ambigua. Ah, finite di infierire sul mio cadavere. Ok, adesso io che dovrei? Che dovrei fare, scusa? GG. GG. Perché no? Vai a lumaca. Dove te la pio io la lumaca? Vuoi una lumachina? Addio, addio, amici, addio. Lo zombie mi vuole mangiare. Ma ehi, io dico che è ok. Tanto non troverà un cervello da mangiare. Da mangiare. Dove era porta la lumachina? Dove sta qua sopra? Ah, sta qui sopra, sta qui sopra. Ma c'è Topolino, ma dai! È bellissimo sto gioco comunque.
tanto, io nuoto. Me lo faccio bere. Ma beve. Ma ubriaco. Intanto si stava ciula al verme. Il mostro non mi vuole dare questo perché vuole la lumachina. Caritino, mamma mia. Allora, lo facciamo bere. Non lo posso più fare. Ok, allora io mi porterei i vermetti da sta parte. Così almeno si ripappano. Ok, vieni, vieni, vieni. Ok, adesso che ubriaco, che ci faccio? Le mutande qua ci sono. Il piccone di Minecraft! Dove andate voi, vermetti? Vermetti, non vi vermettate mai più. No, 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 bastardi! Andiamo, andiamo, andiamo. Aspetta che arrivano un po'. Adesso ma mangiarlo pure a me. Ok raga, però qua c'è un problema. Io non la vedo la lumaca. Non la vedo proprio. Queste dovrebbero essere tutte morte. Dobbiamo liberare il nostro nonno dal parassita alieno? Cioè, credo. Sì, ma penso di averli uccisi tutti adesso. Il problema è che io sta lumaga non la vedo. La lumaga non c'è. Ah, eccola. No. Allora. Ok, ho capito, quello è il telecomandino per la bomba, per la mina. È vino, è vino. Tanto l'ho fatto anche ubriacare. Chi è? Ma come no? La vuoi cotta? Ma che senso? Ho capito. Ok. La vuoi cotta e samuta l'acqua. What? Comunque strano, mi piace. Una torta a forma di cervello. Sì, ma dammi sta roba, stronzo. Madonna, regà, che l'ansia.
faccio il giro. Però ti invita una grigliata, sì, facciamo tutti la grigliata, sì, però ho capito, questi mangiano, ma mica si mangiano tutti, eh. Niente, ne manca uno. Se lo sono mangiato? Dalla ola? Cervelli al barbecue. Che buoni. Ok. Lo devo ubriacare ancora? Non l'ho fatto bere l'ultima volta, beh. Non l'avevo fatto bere, questo è il problema. Ah. Ok, ubriaco. Guarda come è contento qua. Guarda come è contento lui. Ok. Esploso male. Però ci sono rimasti i vermi. Dai, su. Guarda quanti ce ne stanno ancora. Però voglio vedere una cosa. Non so se funziona, ma io ci provo. Funziona. Funziona. Sì, mi ho detto una volta. Grazie. Che palle però. Potevano morire tutti. Senti, io mi porto le sotto, una fancina. Guarda quello che dorme. Ce n'è rimasto uno, però Dio mio. Dai, seguimi.
ciao. Mi butto là dentro, oddio. Perché fa sta faccia? Grazie Luigi. Per chi non fosse entrato nel gruppo Telegram, lo facesse, se vuole seguire tutti gli eventi del canale e tutto quanto. Io spesso lì faccio scegliere ai miei follower quale gioco portare. Per esempio oggi hanno scelto The Tape, ma non pensavo che durasse poco. Quindi per questo avevamo fatto la scelta tra The Tape, Ball Boy e... mi ricordo l'altro qual è, Untold Stories. Tutta la lore del canale. Poi vedete la foto della maglietta, del vaccino, di Mia. Un sacco di belle cosine. Quindi se volete entrate nel canale, che mi farebbe tanto piacere. Anche se siamo arrivati a 69 follower, che è un traguardo. Allora vediamo un po' chi siamo. Siamo il nonno. Il disagio, sì sì, c'è il disagio. Allora vediamo un po'. Non gli piace. Andiamo da ragazzina. Mazza quanto se lenta, sì. Là c'è il cane. Il cane non riesco a capire perché sta così. Fratello, il nonno si è addormentato. Che carino, questo mi sa che era il coso. Il castello dei pirati della Playmobil. Vediamo se ci sono altri riferimenti. Non mi pare, almeno. Allora ci serve il cane. Ok. La ragazzina non gli posso dire niente. Questo si addormenta. Ok, a dopo Vince. Ma vediamo un po'. Ma che schifo! Che schifo! Che schifo, Dio santo! Povero... ammazza che stronzo il nonno! Ciao Giasone! Ok, abbiamo preso l'annaffiatoio. Ciao Debbie! Ciao Debbie, come stai? Glielo fai lo shoutino, Gala, per favore? Debbie, stiamo giocando un gioco inquietantissimo. Mamma mia, che caldo. Ah, sei addormito. Dobbiamo aprire l'acqua, perché dobbiamo innaffiare questo fiore qui. Si, ho capito, no. Però ce la mettessimo un po' d'acqua magari. So, poi sembrava lo sciacquone del bagno, però quel rumore. Vediamo qua. Dai. Non ti addormentare. Come stai, Debbie? Oggi così così, tu come stai? Anch'io un po' così così, ho avuto delle notizie riguardo la mia salute che non sono per niente promettenti. Ma non per quanto riguarda il dimagrire, non, niente di grave. C'è tutta sta cacciata per far crescere una fragola. Ciao Shimon! Ciao, come stai? Anzi, Shai, scusa. Shimon, come stai? Nonno Felice. Oh, te lo ricordi Nonno Felice, Fozzi? Io me la ricordo la serie. Come si chiamava lui, però? Il nome reale. Gino Bramieri, mi pare. Sai che hai bisogno che solo di parlare o qualcosa ci sono? Non esitare. Grazie, Debbie. No, ma è più che altro il fatto che...
A quanto pare il mio metabolismo è completamente morto. Io sto facendo la dieta da 2 mesi e sono dimagrita solamente 1 chilo. Sto facendo la dieta, non ho mai sgarrato, faccio movimento, bevo acqua, bevo tanta acqua. E il fatto è questo, e quindi mi devo rivolgere a un medico perché la cosa sembra non proprio chiara. Di nulla, sta bene, caldo a parte. Il caldo ci sta uccidendo a tutti. Gino Bramieri. Ragazzi, ma lo sapete che l'ho pensato l'altro giorno? Gino Bramieri. Come nome? Non so perché. Cioè, 2 giorni fa l'ho pensato. Ok, ciao zombie! Era Gino Bramieri, giusto? No, la tiroide è a posto. Sospetto che sia o il cortisolo, ovvero l'ormone dello stress che è prodotto dalle ghiandole surrenali, oppure dalle tonsille, in qualche modo, che siano malate, che mi diano problemi, non lo so. Però io sto facendo delle supposizioni, poi con il medico vedremo. Giustamente il medico ne sa molto più di me. Però, ragazzi, io faccio movimento, bevo tanta acqua, faccio la dieta in modo impeccabile, tutto pesato, tutto quanto. Infatti c'era la mia nutrizionista, che io faccio la dieta insieme a mio padre, lui ha perso 9 kg, io solamente 1. La mia nutrizionista che mi ha guardato inizialmente come per dire, sicuramente mangi di nascosto. Ho fatto, dottore, no. E c'è mio padre che anche sgarra ogni tanto, però lui continua a dimagrire. È una dieta buona per lui. Io ho anche un problema di salute, che è l'iperinsulinemia. Ma io non penso che sia quella stavolta, perché comunque dei carboidrati ne mangio veramente pochi. E quindi sono un po' preoccupata. Più che altro perché vorrei dimagrire, però. Sono 3 mesi di dieta. Sì, sono 3 mesi di dieta, ragazzi. Perdere solamente 1 chilo, vedermi ancora gonfia in faccia, tutto quanto, è un po' frustrante. Quindi mi devo rivolgere a un medico. Wario Land? No, però lo conosco. Allora, vediamo un po'. Andiamoci a riprendere il nostro cagnolino. Ma ci sleccaccia! Ma che schifo! Ma ci ha masticato! Un endocrinologo, sì, sì, ma infatti vedrò tutte le cose. Tutte le cose. Io ad agosto ho fatto l'esame per la tiroide, ad agosto scorso, ed è risultato negativo. Quindi non so. Il cortisolo fece un esame anni addietro, però anche quello risultò negativo. Non so assolutamente che cosa mi sta succedendo. Ma non è così quello che devo fare. Però che devo fare? Poverino, però, quando fa quel verso. Ok. Non c'è niente che posso fare. Non so assolutamente quello che devo fare adesso, però ve lo dico. C'è qualcosa che non va. Ciao Luca! Ciao, tutto bene, tu? Ma no, la tiroide sta a posto, Maverick. Una curva glicemica, quella sì, lo so, l'iperinsulinemia mi dà problemi. E va bene. Ho il fegato che sta soffrendo un po' per questa situazione qui. Con tutto che io sto a dieta, che mangio regolare, comunque io non ho mai strafatto, non ho mai fatto niente di che. E ho il fegato un po' con i trigliceridi alti, cose abbastanza fastidiose. Non altissimi, mossi, diciamo mossi. Però la mia dottoressa mi ha guardato, mi ha visto che le analisi erano migliorate, quindi ha capito che stavo facendo bene la dieta. È strano che tu non dimagrisci. Era quasi comprensiva. Lei che di solito mi prende per il culo, eh. Io non so che devo fare. Io vorrei aprire l'acqua, ma non posso. Ti sei vaccinato? Ti senti bene oggi?
La frutta solo fuori dal pasto. Lei me l'ha data al pasto, per esempio. Infatti, non capivo. Però, Maverick, qua non si tratta dell'alimentazione. Non è una questione di alimentazione, è proprio il metabolismo che è morto. No, no! E vabbè. Ah! GG! Ma no! Che... il cane! Carino! Oh. What? Non lo so, una pianticina, però... cos'è sta roba? Sì, l'ho capito, Maverick, che ti ringrazio tantissimo. Però in 14 anni ci avevo più problemi che altro per quanto riguarda il peso e tutto quanto. Perché ho avuto sempre difficoltà a dimagrire da quando ho scoperto di essere iperinsulinemica. È frustrante. Frustrante, devo assolutamente rivolgermi a... di nuovo a un medico, sperando che mi dia una soluzione, l'ennesima soluzione che non arriverà mai. Aspetta, aspetta, ok. Dai, sputacchia. Ok. E però l'acqua non ce l'ho io. Ho avuto giramenti di testa, vista annebbiata e dopo sono pure svenuto. Ragazzi, mi mette paura sta cosa. Non lo voglio più fare il vaccino. No, scherzo. Ovviamente lo farò. Ah! Ciao gatto! Ciao gatto, come stai? Io dopo il vaccino ho scoperto di avere i bordelli del magnetismo. Invece era solo sudore. Infatti, ok, ieri dopo aver fatto il vaccino i tuoi pori si cernavano magnetismo invece di sudare. Allora, vediamo un po'. Dove potrebbe essere l'acqua? Io ho un rubinetto. E questo. Ma potrebbe essere qua. No. Immagino che sia qua allora. Di essere più smart. Ragazzi, però il cellulare vi prende meglio almeno. Ok. Oh, GG. Spero che mi prenda meglio il cellulare a sto punto. Una notizia buona almeno. Ok, e ce l'abbiamo fatta. Fino a quel punto ce l'abbiamo fatta. Abbiamo un rubinetto, abbiamo un annaffiatoio. Potremmo farcela in teoria. Ok. Come ce l'ha attaccato lo sa solo lui. No, non è 5G, però vorrei provare armi. Oh, magari. Cazzo fa? Aspetta, cane! Vai, annaffia tutto! È morto? Di già.
Io col primo giro hanno smesso di chiamare le varie team. Vodafone e compagnia è già qualcosa, ma meno male. Almeno mi capitasse pure a me. Ok, abbiamo ritrovato il cane. E no, la voce profonda. Sai che figata, potessi distribuire hotspot 5G a pagamento. Allora, ma poi ce l'hanno tutti poi. Vedo il cane! Con il ragnetto, tra il corpo! Ma no! Ma noi non abbiamo più un corpo! Cosa sono queste? Cane! Cos'è sta roba? Ah, noi siamo il cane adesso. GG! Vediamo un po'. È Mooncake! È molto carino sul gatto. Ma c'era un omino Lego! C'è qui? Comunque là dentro c'era un omino Lego. Là c'è il simbolo della pizza. Inquietante, raga. What? Che cazzo? Va bene, qua c'è qualcosa, signori, comunque. Il cane giustamente non ci vuole andare. Il cane ha paura del buio. Sì. Ah, magari. Ah, ok. Ok, ok. Vediamo un po'. Non so perché c'ho paura che se quel. Oh, Cristo! Ok. Inquietante, ragazzi. Che cos'è? Ah no, aspetta, aspetta, aspetta. Mi servono questi. Ok. Poi qui. Se lo mangiano. Il cane non ci può andare qui, mi serve. Ma noi lo portiamo qui. Sembra davvero un episodio di Adventure Time. Ma è. Beh, è bizzarro comunque. È un po' come Adventure Time. L'ho vista qualche puntata, però non capivo. Ok. Con la lingua tutta bavicchiata, bla. No. Che devo fare? La. Va bene. Allora, vediamo che possiamo fare con il cane. Ma immagino veramente poco. No! No, il cane! No! Poverino! Ok, aspettate un attimo. Io vado a chiamare la bestia qua. Noi ci spostiamo. Noi ci spostiamo qua.
devo fa? Ah, ho capito, ho capito, ho capito. Ecco che cos'era. Non so perché però. No? Non ho capito. Le chiappette! No, 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 no! Ho tolto il gioco! Ma lascia perdere il cane per il momento. Però aspetta, aspetta, sì, il cane ci può passare perché è girato di spalle, immagino. Non ci passa il cane. Io non ho capito che devo fare qua. Ah, ok, ci volevo andare qui. Aspetta però, visto che devo prendere qualcosa qui. Che è infusibile. Guarda che c'è il nostro corpo con le mutande qua. Ok. Quindi... adesso che facciamo piovere, no? Aspetta. Possiamo farci ancora qualcosa con questa scatola, no? Però giusto per divertimento. Non ho capito. Ah, ok. Io pensavo che era acqua. E adesso? Il nostro coniglietto. Ma dai. Ma che cazzo. È strano sto gioco. È stranissimo. Era un'ora che bisogna dire culo quando spuntavano fuori i fusibili. Ah, il nonno! Sì, ma il nonno non mi fido! L'ultima volta ero diventato un mostro! No, non mi fido! C'è la bava! Appunto! No, questo è fantastico! È diventato una cipolla! What? È diventato davvero il nonno? Non stiamo scherzando. Ma come no? Come? Aspetta. E che faccio? Ok. Ok.
Ok. Ne ho sentito un altro, ma non lo vedo. Ma che cazzo? Cioè, io non ho ben capito se mi trovo all'interno... Che quelli sono denti. Vabbè, dai. Ok. Fammi un po' vedere com'è la, la questione. Ok. Ok. Che era lo scheletro che galleggiava, no? E adesso? Là, là si va ai polmoni. Come è messo strano sto corpo comunque. Là c'è lo stomaco. Là c'è la cacca. Immagina che... Ecco appunto, muoio. Che strano sto gioco. Andiamo giù per lo stomaco. Qua c'è un orecchio. Ah, c'è una salsiccia. Aspetta, ci servivano anche 3 salsicce nella ricetta, ma non credo che dobbiamo fare quello. Ma che schifo. Che schifo. Oddio! Raga, io non so che... Cioè, non credo che questo faccia così tutto il tempo, dai, ti prego! Invece ci crescono le salsicce! Che c'era là? Non ci si può andare. Vomitino party. Comunque c'è un mammut anche. C'è sta un elefante lì dentro. Andiamo a prendere la salsiccia. Che detta così poi. Vabbè. Mi sa che lo stiamo finendo comunque. Quello era nostro nonno. Vediamo un po'. No. Sì, ma io non ho capito che devo fare. Boh, riproviamoci. No, ti prego. Ok.
Ok. Quindi tutti i succhi gastrici, ciao. Perché trema? Ok. Oh, Amatti. No, non mi piace sta cosa. Ok, ricominciamo da qua. Se... aspetta. Guarda che mo ci rimango, guarda che mo ci rimango. Lo sapevo. Perché per muoversi devo usare il mouse. Però il problema è che ogni tanto quando punti, dopo un po' il mouse prende e fa come cacchio le pare. Ok, andiamo di là. Ok, mi fa entrare di qua. Mi scureggia via. Niente. Pesante, raga. Quindi devo andare prima alla lingua. Che belle lezioni di anatomia con sto gioco. Vediamo un po'. Ok. Ciao Nick! Ciao Nick, come stai? Oddio, dove mi porta? Non era lì che doveva andare, perfetto. Vabbè, dobbiamo fare un po' di prove. Ah, dobbiamo andare di sopra, ok. Ma sui reni? Siamo sui reni? No! No, 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 no! Dobbiamo... ah, dobbiamo levare questo? Dai, Nick, non si... tutto bene, comunque. Io odio le risposte così. Non siete per niente simpatici. Oddio, oddio, oddio. Mi picchia. Mi sciuscia più che altro. Non mi picchia. Vuole sciusciare e si sciuscia tutta. Ma sciusciata. Lo so che è colpa tua, Armi, lo so. È inutile che fai quella faccina. Armi, mi sciuscia tutto questo. Mi è sciusciata tutta. No, 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 non ci andremo mai. No, 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 no. Calmati. Stati calmo. Basta. Soffia, no, non è vero, sciuscia. È un gioco stranissimo, però mi sta piacendo molto. Ah, qui. Aspetta, ok. Sì, chi la fa così? Ragazzi, rimaniamo per sempre. Appunto. Cominciamo bene. Thank you.
Vaffanculo. Ma sto studiando. Allora, vanno giù quelli, poi vanno giù di nuovo quelli, poi quelli di sopra. Guarda che cazzo del bordello che devo fare. Ah dai, è facile, è facile. È facile. Quindi adesso rimangono ancora qui. Ok. Adesso in teoria dovremmo passarci qua. Sì. Che è successo? Che? Ah, dobbiamo andare ai polmoni. Però ai polmoni ci siamo già stati. Quanti giri? Però io là vedo qualcosa che non mi piace soprattutto. Madonna raga, che caldo. Dobbiamo andare verso la cacca. Che bello, che allegria. Yeah. Andiamo verso la cacca. Verso l'intestinen. Ok, mi seguono. Perché mi seguono? Bene, io lancio dove andare a metà. Ah, forse le devo portare sulla cacca. No. Non so che devo fare. Aspetta, forse ho capito. No, è impossibile, non può andare così. Troppo veloce. Proviamo ad andare giù se c'è qualcosa, ma non penso. No, giù non ci posso andare. Ah, ok, ecco perché. Non ci dobbiamo far macchiare. Ok, non ci dovevamo far macchiare. No, c'è un problema qui, come faccio? Un minimo mi macchio qua. Ah, forse sì, forse ci dobbiamo far macchiare proprio. Mauri! Ok. Sì, ma macchiami. Ok. Siamo diventati una cacca. Che brutta cosa. Noi ci siamo riusciti. E adesso? Che è? Sono morte. Ok. In teoria adesso abbiamo la strada spianata. Poi ce la dobbiamo riprendere un attimo con il nostro nonno. Ah vabbè, finché questo. Guarda che mo fa l'attacco combo, guardalo. Pam 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 pam, appunto. Tan 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 pam 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 pam.
Famo finita con l'attacchi combo? No, si è spesa il nostro spiano di Calabra. Abra Calabra. Ah, è finito. Ok, questo dovrebbe essere l'ultimo giro e poi lo penso che l'abbiamo finito. Ok, ci siamo. Vediamo un po'. Aspettate un attimo. Ok. Che mi si è spento il pad? Ah no, che cretino. Ok, vediamo un po' com'è. Sì, guarda com'è. Questa dovrebbe essere... Appunto. Non ci capisco niente con sti denti. Non ce la faccio più con sti denti. Ok. Bene. Allora, fatemi ricordare. Il primo vanno giù... Quel... Ok, sì. Sposto qua. Ok, mi devo star ferma là poi. Ok, va bene, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo capito. Al primo giro no. Qua sì. Poi andiamo direttamente qui. Poi andiamo direttamente qui. Qua mi devo star ferma. No! Devo andare a quello dopo, ok. Oggi abbiamo discusso sta procedura, si è scoppiato il temporale, abbiamo il karma. Sei una bestia. Sei una bestia, Attila. Poi. E mi sbaglio, vaffanculo. Tremenda sta cosa comunque. Poi qua. Poi mi sposto qui. Dio, pensavo che si stava bloccando. Stavo per sclerare. Mi sentivate urlare. No, sei una bestia. Ok, abbiamo fatto tutto in teoria. In teoria. Ci siamo. Ma qua, ma... No! Ma chi glielo fa le... Ciao Alessio! Non ho capito che è successo però. Ah, ok. Va bene, ho capito. No, è il cuore di nostro nonno. Sono confusa anch'io, guarda. Ci provare, sa? Mi sto sleccacciando l'occhio.
Mamma mia! Ma dite che sarà vivo nostro nonno? Mi sa di 9. Ah sì! È vivo! C'è una casa distrutta, vorrei. Oh, c'è anche l'anguilla! Oddio! Oddio, 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 oddio! Ma c'è un vermetto qui! Che deve... Ah, sarebbe anche stato un ossicino. Bacia le cheppette al cane, ma che schifo. Mi sembra di averlo già visto da qualche parte questo gioco. Boh, io l'ho trovato su Steam, cioè tramite Steam Gift. L'ho visto come gioco offerto. Guarda che ci sono tutti i mostri. Guarda che bello. C'è una pillolina qui. Qua c'è un vermetto di quelli che ci inseguivano. C'è l'anguilla. Andiamo a vedere che c'è in TV. Un rotolo di carta igienica. Certino! Bestiario, sì. Ma è scena di The Walking Dead. Ce l'ha fatto solo lui quel gioco? Bravo! Mi è piaciuto tanto. No, aspetta, se sono tenuti la mano che hanno mozzato all'inizio. Non ho capito sta storia. Ah no, è il corpo del ragazzino, ok. Era molto bello. Mi è piaciuto un botto. Carino, semplice. Ma sono gli stessi creatori di Isaac, Castle Crash e via dicendo. Ah, ok. Sì, è felicissimo. Il cuore pixelato, che carino. Tutto illuminato. Troppo disturbati sti giochi, ma sono belli per questo. Guarda i denti di leone. E niente, l'abbiamo finito. Posso uscire da qua? Comunque è carinissimo. Ma no, ma di nuovo! Niente. Qua c'è una pizza. Non dite la Vince. C'è una pizza. Cos'è sta roba? La pistola? Non riesco a capire. Gli altri riferimenti non ce ne sono. Qua c'è un pupazzo. C'è il coniglietto. C'è il quadro. La bava. Bah, carinissimo comunque. Lidia, dovremmo farlo conoscere al Caria Caffè. Sì, poi glielo passo. Poi glielo passo. Ok, secondo distiracchiamento. E niente ragazzi, si è fatta l'ora. Quindi io direi che ce ne andiamo sulla pagina dei crediti.
e li fa partire. E li fa partire, ragazzi. Ciao, salvo, un bacione. Grazie per aver supportato il canale con i moderatori Kala, Aisid, Vince, i nuovi iscritti Airplane 997, Gino, Lost di Gilgiordi. E rimanete tutti per il raid, che così facciamo un bel raid bello ciccioso, bello corposo. Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per essere stati qui con me oggi. Vediamo un po' chi raidare. Intanto mi sta decollando il P3, non so perché. Allora, c'è Shizukina che sta facendo Words and Club. Vediamo un po' se trovo qualcuno di nuovo. C'è Riffle, c'è Riffle Rex che sta portando Dragon Ball Legend. Grazie mille, Artino. Artino, mamma, adesso ce ne andiamo. Artino, ce ne stiamo per andare. Però c'è Derecchino che fa Ninja Gaiden. C'è Player Layer che ancora devo capire. Non mi ricordo che canale ha. Sai che ci sono passate un paio di volte, però mi pare che io l'ho fatto in raid. Grazie, Alessio. Allora, ce ne andiamo dal Riffle Rex, perché non abbiamo fatto mai il raid al Riffle. E allora, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per essere stati qui con me oggi. Noi ci vediamo dopodomani. Perché... Ciao a tutti! Ok, Fozzi. Noi ci vediamo dopodomani, perché domani ho la visita dalla nutrizionista, quindi me la prendo un attimo di riposo, perché visto che ce l'ho presto la visita, quindi devo fare così. Che bello! Il mio vicino con il motore grande, il Pippo piccolo, è tornato. E niente, ragazzi, vi auguro buona serata. Date tutto il vostro supporto a Riffle, che è bravissimo ed è molto simpatico. E noi ci vediamo dopodomani e decidiamo insieme il gioco da portare. Però forse una mezza idea ce l'ho. Forse ce l'ho, signori. Vi avverto sul gruppo. Vi ricordo di accedere al gruppo Telegram per essere informati sulle live, sui possibili giochi che possiamo portare sul canale, che così lo scegliete insieme a me. Io vi do la libertà di sceglierlo tante volte. Quindi entrate nel gruppo Telegram facendo punto esclamativo Telegram. E niente, ragazzi, rimanete per il raid e vi faccio vedere gli ending. Cioè, ne andiamo, diciamo così. Vi lascio agli ending. Ciao, ragazzi! We'll be right back.